se ci saranno esuberi, siano dettati solo da seri e concreti piani industriali. Così Fabio Faltoni, dipendente sindacalista di Nuova Banca dell'Etruria e segretario provinciale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, interviene sulla delicata situazione del personale del rinato istituto aretino. Al di là di come andrà la vendita, dichiara Faltoni, la scadenza è fissata per il 30 settembre, senza dubbio tornerà prima o poi a galla la questione esuberi di personale, e allora è doveroso ripercorrere il recente passato. Sommando i due accordi sindacali sul fondo esuberi del 2012 e 2015, nell'arco di 6-7 anni saranno quasi 400 i dipendenti che andranno in prepensionamento. Tanto per dare un'idea, seppure il raffronto andrebbe fatto a bocce ferme, dato che le uscite stanno continuando e continueranno nei prossimi anni, si parla di circa il 25% degli attuali dipendenti di Nuova Banca Etruria. Numeri molto alti, rileva Faltoni, che rendono l'idea dei sacrifici sopportati da tutti i lavoratori in questi ultimi anni. Sia di chi esce, sia di chi resta e si trova a sostenere più elevati carichi di lavoro. Il compimento di due fondi esuberi raschierà molto il barile degli aventi diritto. Per questo, se del caso, si dovrà necessariamente seguire la strada dei 7 anni. Ma i punti fissi, secondo Faltoni, sono due. Che gli eventuali e tutti da dimostrare esuberi derivino da soli, seri e concreti piani industriali e che si parli solo ed esclusivamente di prepensionamenti volontari. Nessun licenziamento, nessuna rottamazione, nessun pretesto per abbattere o indebolire la forza lavoro, nessuna scusa, conclude Faltoni, per mortificare i dipendenti che sono la vera good bank.